che presento mi riguarda semplicemente per l'esposizione di oggi, perché in realtà l'idea è principalmente di Stefano ed è un'idea alla quale ci intrattiene ogni tanto nelle pause di pranzo. Per un museo del 12 soggetti, perché questo bene? Perché in realtà è principalmente un'idea in questo momento, qualcosa che esiste per il momento così. Possiamo intendere questo museo come sia come uno spazio di catalogazione di tutto ciò che può essere la produzione del codice sorgente, ma vorrebbe essere anche uno spazio in realtà di azione e di studio, quindi prosecuzione, no, di questo lavoro che abbiamo cominciato oggi. E per la quale chiediamo anche collaborazione e partecipazione. Quindi uno spazio in continua evoluzione. Un museo che può essere pensato sia per gli esperti, programmatori, ma anche magari per le persone, per i non addetti ai lavori, quindi abbia una parte di alto livello, ma anche una parte divulgativa, comunicativa. Uno spazio che comunque sia lavori su cercare di capire meglio quale può essere il concetto della programmazione, soprattutto far sì che le persone si domandino e si pongano questioni, cioè la programmazione è un atto meccanico o è un atto estetico, creativo? È un processo scientifico oppure è un processo umanistico? Queste potrebbero essere le grandi questioni da affrontare e magari creare il dubbio nei ipotetici visitatori. Questo museo dovrebbe ruotare intorno a delle stanze. Stefano, utilizzami a spiegare, vi invito a... è pubblico, no? il sito di Stefano, cioè, se abbiamo, vi invito ad andare a vedere i documenti più ampi. Utilizzami a spiegare il termine stanza, addirittura il concetto delle poesie rinascimentali. Provate un po' a ridurre questo concetto, il fatto di considerare la stanza sia come un concetto fisico, quindi possiamo pensare a un museo un giorno come una realtà, effettivamente uno spazio e a riempire con oggetti reali, ma non solo questo, la stanza è anche lo spazio in cui il programmatore, in questo caso, ma l'autore di un testo si racchiude per creare, e poi anche un'idea, un concetto, cioè le stanze sono, in questo caso, quelle che poi vediamo insieme, i concetti su cui è bene ragionare, che magari sono quelli che il programmatore vive nella propria azione, gli strumenti che utilizza, gli strumenti intendo concettuali. Io vado a ruota, ma se volete, se avete domande, se avete questioni, fermatemi. La prima stanza, la stanza centrale, dovrebbe essere quella dei concetti, cioè soprattutto in questa chiave magari più un'attenzione a chi non è programmatore e chi non è addetto, sostanzialmente cos'è programmare, cos'è un programma, come approcciare, il discorso che abbiamo fatto oggi, come approcciare la programmazione allo studio linguistico, in questo senso. Ci potrebbero essere nella versione reale dei pannelli di spiegazione dei concetti chiave, delle schermate, delle sintesi su quanti linguaggi, su quali linguaggi vengono più utilizzati, in quali lingue, altri concetti possono essere, vedete cosa vuol dire interpretare o compilare un codice, diciamo una stanza che spieghi un po' l'arte della programmazione. Una stanza successiva è invece quella del contesto, che è un po' quello che dicevamo anche prima, cioè quando un programmatore lavora, il contesto è quello spaziale, quindi la stanza, così come ci sono spesso musei degli scrittori famosi che riproducono la camera da letto dell'artista, qual è l'ambiente di lavoro del programmatore che può essere sviluppato però sia nell'aspetto fisico che negli strumenti di lavoro, cioè l'ambiente della programmazione è la sedia o è il computer? All'interno del computer, quali sono i programmi che vengono utilizzati per fare programmazione? Questi i contesti, naturalmente ci sono anche tutti quelli che dicevamo prima, cioè il contesto culturale.